volevo parlare di Sanremo 21, 20, 21, fate voi. E, beh, sappiamo che gli ascolti arrancano, poi sai, non è neanche colpa della truppa Rai. Vabbè, Sanremo è già da un po' di anni che ha perso un po' di appeal, parliamoci chiaro. Adesso hanno avuto anche il fatto che la Ventura non ha potuto partecipare. Hanno avuto una serie di problemi, secondo me, concatenati, che hanno testimoniato un po' il fallimento annunciato, nel senso, non hai il pubblico. Ripeto, avevo fatto anche un video, ve lo metto il link, la gente non ha voglia di divertirsi. Diciamo che l'unico che ha saputo, secondo me, tenere sulle spalle, e sicuramente tenere sulle spalle il compito di sollevare questa edizione, è sicuramente Fiorello. Anche come casting, mi sembra un casting debole, Mihai, Luis Ibrahimovic, cioè, non ci sono gli ospitoni, forse perché non hanno ritenuto, non lo so. Comunque, diciamo, sì, c'è qualche cantante affermato, comunque, diciamo, il capostipite e, se vogliamo, il re della conduzione e della programmazione sanremese, sicuramente Fiorello, che è un multitasking, perché riesce a fare il cantante, riesce a fare l'attore, riesce a fare lo scenografo, riesce a fare il saltimbanco, riesce a fare il pagliaccio all'occasione, quindi è l'attore, è come il trequartista che riesce a fare più ruoli, hai capito? E l'allenatore Amadeus ha scelto una spalla pronta e sempre riesce sempre a tenere alta la pil sanremese, nonostante, ripeto, il periodo buio che stiamo attraversando. Ecco, forse la canzone è l'opposto, no, del periodo odierno, quindi tenere insieme questo paradosso, insieme agli ascolti, l'audience e il pubblico, ecco, è un compito molto arduo.